Si registra una svolta nella vertenza Alfa Gomma di Ortona. Saranno infatti reintegrati 55 lavoratori dell'ex stabilimento Yokohama che produce prodotti in gomma. Gli altri 20 lavoratori, come è noto, hanno trovato altre strade per giungere ad una soluzione. Soddisfazione è stata espressa dai sindacati che sin dall'inizio hanno seguito la vicenda dei lavoratori dell'azienda di Ortona. Carlo Petaccia, della CGIL Abruzzo e Molise, ai microfoni del TG8 ha sottolineato come ad aver contribuito alla soluzione della vertenza sia stata una grossa commessa. Alla presenza dei rappresentanti dell'azienda che produce oggetti in gomma è stato formalizzato l'accordo. Ci hanno confermato, sottolinea Carlo Petaccia, il totale reimpiego dei lavoratori che massimo entro il prossimo mese di marzo rientreranno tutti ad Ortona. Sì, adesso possiamo dire dopo 3 anni che la vertenza si può dichiarare, diciamo, conclusa e in modo positivo. Sono rientrati anche tutti i lavoratori che stavano a Teramo, non c'è più la cassa integrazione e quindi l'azienda con un buon lavoro che c'è da oggi fino a maggio-giugno sicuramente ha avviato il recupero di tutto il sito di Ortona. Cosa ha contribuito a sbloccare questa situazione? Appunto, è arrivata una grossa commessa del settore della produzione dell'Alfa Gomma e questo ha fatto sì che si sbloccasse. Molto probabilmente l'azienda ovviamente ci stava lavorando, ne era a conoscenza, noi eravamo un po' all'oscuro e questo ci preoccupava, anche la cassa integrazione. Però con queste commesse e spero con le altre commesse sicuramente questa azienda avrà un futuro, adesso sì lo possiamo dire, un futuro ad Ortona. Una battaglia combattuta e vinta, quella dei sindacati, che alla fine di questa lunga storia con il confronto hanno raggiunto l'obiettivo sperato. Diverse infatti in passato erano state le sollecitazioni dei rappresentanti dei lavoratori per ottenere un incontro con i vertici aziendali che però avevano sempre disertato, ad essere chiamati in causa anche la Regione Abruzzo ed il Comune di Ortona che hanno cercato entrambi per le loro aree di competenza di mediare e conciliare. Iniziamo il nuovo anno con una notizia positiva, aggiunto infine Petaccia, anche se sul tavolo sindacale rimangono aperte ancora numerose vertenze che dovranno trovare una soluzione. Sì, purtroppo sì, diciamo che siamo partiti bene l'anno, se si può dire così, però appunto ci sono ancora sullo sfondo situazioni, penso al tessile che c'è stato un grosso recupero, anche se in regione sono venuti grossi brand, però nel primo trimestre, quadrimestre, il settore del tessile per esempio avrà un fermo di lavoro, ma non solo quello, ci abbiamo in Val di Sangro il nostro colosso Stellantis che sta facendo tribolare tutto l'indotto, quindi abbiamo un anno davanti a noi particolare.